Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Callejon, un'ala completa, generosa e sempre insidiosa. Lui nasce come punta centrale e si vede nei movimenti, nella sua capacità di aggredire gli spazi e nel suo senso del gol. Ma ormai è diventato un'ala, una delle migliori che ci sono in circolazione. E dà il meglio di sé quando parte da destra e taglia verso il centro. In questo modo sa essere veramente pericoloso. Poi tra l'altro è anche un giocatore che dà equilibrio tattico, sempre pronto a tornare in difesa ed aiutare. Sicuramente anche i compagni confidano nelle sue doti. Nel frattempo la gara è iniziata. Çalhanoğlu. Odriozola. Torreira. C'è la palla lunga in avanti. Bastoni. Lungo passaggio in avanti. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Lautaro Martinez. Buonaventura. Odriozola. Cristiano Biraghi. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Vlahovic. Mostrano un buon controllo del gioco. Cross di Sabona. Granco. Supera la linea. De Vrij. Skriniar. Cristiano Biraghi. Buonaventura. Odriozola. Barella. Brozovic. Cerca la profondità. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Duncan. Lotta a perdere l'equilibrio. Brozovic, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Scatta verso il pallone. Sulla fascia, è libero. Cross in mezzo. Decide di non rischiare. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Dzeko. Brozovic. Colpisce il pallone. E c'è il gol dell'Inter. L'Inter ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Si riparte dall'1-0. Da azione, reazione. Questo vantaggio causerà la risposta immediata degli avversari, questo è sicuro. E adesso per noi viene il bello. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Duncan. Buonaventura. Vlahovic. Prova Callejon, eccolo qui. Si avvicina Callejon. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Odriozola. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Pallone lungo, in verticale. Palla in avanti, verso il compagno. E passa! Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Provano a ripartire da dietro. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. E no, niente, è finito in fuorigioco.
Brozovic. Spinge cedendo il pallone lungo. Si appoggia al portiere. Calcio d'angolo per la Fiorentina. Lautaro Martinez prova a salire sulla fascia sinistra. Si libera la grande. Ottimo intervento. Correira recupera un pallone importante. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Saponara, buona occasione. Duncan. Calcio di punizione per l'Inter. Perisic. Brozovic dice no, la gioca sulla destra e si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Allontana il pallone. Correira. Ci è mancato davvero poco su questo tiro. Un tiro tecnicamente ben eseguito. È stato solo sfortunato a non trovare la porta. Scodella in avanti. Buonaventura. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Vlahovic vuole la palla. Lautaro Martinez riceve la palla. Buonaventura. Odriozola. Milenkovic. Pallone lungo in verticale. De Vrij ha fatto buona guardia. Perisic. Decidono di giocarla all'indietro. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Saponara, passaggio intercettato. Barella. La Fiorentina non sembra riuscire a controllare bene la palla in questo. Occhio alla conclusione. Si chiude il primo tempo con questa buona occasione. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. 1-0 al termine di questa prima frazione. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. Il gol ha cambiato le carte in tavola. Adesso ci si attende una gara più aperta e speriamo divertente. Lautaro Martinez. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Tenta di scavalcare la mediana. Buonaventura. Riesce ad intercettare. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Brozovic. Barella. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Scatta verso il pallone. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. La difesa è invalicabile oggi. Dzeko. La gioca a sinistra. Palla di nuovo verso il centro. C'è la palla lunga in avanti. Vlahovic. Saponara.
la sportellate con il suo marcatore. Ottimo dribbling. Allunga in verticale. Ha la possibilità di andare verso la porta. Tenta la conclusione. Ed eccolo il gol! Ecco il gol! Ora doppio vantaggio per loro. Siamo testimoni di una prova di grande cinismo, un'ingenuità sfruttata al meglio. Perdere palla a centrocampo è molto rischioso. Se sbagli un passaggio così, l'errore ti può costare molto caro. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. L'Inter può gestire un comodo vantaggio di due reti. Un gol determinante, con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Prova a giocarla in profondità. Lungo pallone in avanti. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Brozovic. Ha dato atto al lavoro magistrale della difesa, sta togliendo ritmo all'offensiva degli avversari. Un pressing che non definirei asfissiante alla fine del gol. Cercano di mantenere le distanze per evitare inserimenti in velocità dietro le loro linee. È una buona scelta se gli attaccanti avversari sono rapidi nello spazio. Opta per il lancio lungo. Scatta verso il pallone. Duncan. Cristiano Biraghi. Bella per... Qui cercherà il tiro! Non ha sfruttato bene questa opportunità. Ha voluto terminare l'azione concludendo in porta, ma la cosa bella di questa giocata è stato il controllo del pallone sul primo tocco. Ottimo il fraseggio. Scatta verso il pallone. Può cercare il taglio in mezzo. Deviazione di testa. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Cerca la profondità. Cristiano Biraghi. Buonaventura. Callejon. Un salvataggio molto efficace. Tentativo identico al precedente e anche il risultato per la verità. Tiro davvero da dimenticare. Ha letto benissimo l'azione, capendo dove sarebbe finita la palla, ma poi non ha saputo finalizzare. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Sanchez può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Il portiere la calcia lontano. La mette in avanti. Calcio di punizione per l'Inter. Fuori di poco, sfortunati qui. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Barella. L'estremo difensore la calcia lunga. Lungo passaggio in avanti. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Gioca una palla lunga. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Questo errore potrebbe essergli fatale. Prova a tirare. E potevano portarsi sul 3-0. Avrebbe potuto chiudere il discorso qualificazione e lui lo sa.
bastoni. Torreira. 5 minuti ancora sul cronometro. La Fiorentina ha cercato l'azione manovrata, ma non sono arrivati in porta e alla fine è solo questo che conta. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Arriva Alexis Sanchez. Se ne va. Numero. Può crossare in aria. Un intervento impeccabile. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Cerca un varco con un pallone lungo. Perisic si spinge in avanti sulla fascia sinistra. L'avversario ha avuto la meglio. Calcio di punizione. Posizione interessante e manca poco al termine. Calcio di punizione, siamo in posizione defilata. Miracolo di Dragoschi. È stato splendido il portiere e ha detto di no. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. E l'arbitro chiude qui la partita. Ed escono meritatamente vittoriosi dopo una grande partita. Hanno dimostrato personalità, impegno e...